Kendall Jenner ha chiamato il suo cavallo. Come Bella Hadid. Tra migliori amiche ci sono tanti piccoli gesti che rivelano l'affetto che si ha l'una per l'altra, dai nomignoli che ci si dà a vicenda, alle chiamate notturne, ai vestiti uguali e fino ad arrivare agli appellativi che si danno ai propri animali domestici. Un cavallo di nome Bella. Kendall Jenner ha un cavallo e fin qui nulla di strano dato che la ragazza è la terza modella più pagata al mondo e può ben permettersi di essere l'amazzone di un'intera mandria di pulendri. La cosa buffa è il nome dato al magnifico animale, Bella. Eh sì, la top di casa Kardashian ha chiamato il suo animale come la sua migliore amica, e i fan ne sono venuti a conoscenza grazie a un video pubblicato dalla socialite sul suo account Instagram personale. Nella clip, Kendall chiama a gran voce Bella, e la cavalla trotta felice nel recinto e sembra rispondere alla sua padroncina. Se il rapporto che ha con la ragazza è lo stesso di quello che lei ha con Bella Hadid non abbiamo proprio dubbi, ci troviamo davanti a un legame davvero molto speciale. L'amicizia tra Bella Hadid e Kendall Jenner ha radici profonde, figlia del tempo in cui vivono è nata su Twitter e, dopo essersi sviluppata nelle tere, è diventata reale grazie a un pranzo in un ristorante giapponese. L'ho incontrata la prima volta 7 anni fa su Twitter. E questo è stato prima che diventassimo modelle. Avevo probabilmente 14 o 15 anni. Ci siamo incontrate di persona e siamo andate a mangiare un sushi, e adesso siamo migliori amiche. È la persona più importante che io abbia incontrato online, ha detto Bella Hadid parlando del rapporto con Kendall Jenner. Le due hanno ovviamente amiche in ogni parte del mondo ma quello che c'è tra loro è davvero speciale. Kendall Jenner sta vivendo un periodo di enorme fortuna dato che, oltre a essere la terza modella più pagata del mondo, è diventata un personaggio molto richiesto e sta guadagnando tantissimo anche con i reality show. La serie al passo con i Kardashian le ha fruttato diversi milioni di dollari e addirittura sembra che la madre Kris stia pensando all'eventualità di affidarle una serie tutta sua cosa che nella realtà non accadrà mai dato che Kendall è molto riservata. Nonostante sia abituata a vivere sotto i riflettori ormai da diversi anni ossia da quando era solo una bambina la ragazza ha deciso di ritagliarsi alcuni momenti per sé e fare in modo che la stampa non arrivi mai a sapere alcune cose della sua vita. Un esempio sono i suoi flirt, qualsiasi ragazzo sia mai stato visto accanto a Kendall Jenner, non è mai stato presentato come il suo fidanzato. Uno stratagemma usato dalla modella per evitare che la stampa si accanisca su di lei a ogni storia d'amore soprattutto nel caso di una rottura, cosa che potrebbe risultare abbastanza ingestibile. Mossa avvincente? Sembrerebbe proprio di sì.